Ancora una volta, grazie alle straordinarie capacità medianiche di Letizia Dotti, la mia sodale e coautrice dei libri sul mondo dello spirito, mi è stata data facoltà di interrogare i maestri spirituali e di averne risposta. Questa volta chiedo loro di spiegarmi che significato ha il progetto dell'anima, come è stato stilato e da chi, e come possa svilupparsi nella vita materiale. È vero. L'essere umano nasce con a monte un programma. Quello che noi chiamiamo programma, voi con il vostro vocabolario lo chiamate destino. Questo progetto è essenzialmente un piano che l'anima, prima di venire sulla Terra, decide prima dell'incarnazione. È un piano che l'anima fa in base a quello che ha raccolto in termini di esperienza nelle sue precedenti esistenze e anche negli intervalli che vi sono tra un'incarnazione e l'altra, perché l'evoluzione continua, l'evoluzione è infinita e prosegue anche nei livelli non materiali. Nel momento in cui voi tornate alla casa del Padre, continuate ad evolvervi. Il vostro è un percorso individuale. Lo spirito è un essere intelligente, è essenza divina che porta potenzialmente tutti gli attributi dell'essere divino, tra cui l'intelligenza, l'impermanenza, l'eternità e anche il dover di scoprire dentro di sé la propria evoluzione. E ciò che voi chiamate esperienza, conoscenza, è tutto quello che voi fate durante la vita sulla Terra. Quando voi spiriti vi incarnate in un essere umano e quindi venite in un corpo, non potete sapere a monte la vostra anima che cosa aveva deciso e che cosa doveva venire a fare. Però alcune persone che nascono su questa terra non nascono tabula rasa, perché la loro anima è antica. Ma lo spirito potrebbe anche non incarnarsi più, come sapete. Al termine di tutta la concatenazione delle vite e delle morti, lo spirito continuerà la propria evoluzione su piani per voi inimmaginabili. L'anima, quando nasce, è un'anima antica. Si parla di anime che già si sono incamminate sulla strada, sul percorso evolutivo, perché sono state già emanate da secoli, da millenni del vostro tempo umano. Parliamo di millenni, ma il tempo non esiste a livello universale, come realtà universale. Nel momento in cui lo spirito si incarna, egli viene per un nuovo programma, ha già prestabilito quale sarà il suo destino. Come vi spiegate che vi siano dei geni, per esempio un Mozart, il quale viene sulla Terra e vive una vita umana relativamente breve, di 30 anni o poco più, e quando è molto piccolo, e gli altri bambini ancora vivono in uno stato di inconsapevolezza perché lo spirito ancora non si è svegliato nel corpo, egli fa delle cose prodigiose? Perché si tratta di un'anima che comunque già a monte aveva delle conoscenze, per cui le è bastata una vita breve. Anche lì c'era un programma predeterminato, quello che voi chiamate destino. Ecco perché non tutti nascono uguali e non tutti come uomini sono uguali, perché ognuno ha il proprio destino, ognuno ha le proprie conoscenze, ognuno ha la propria anima. C'è l'anima poco evoluta, c'è l'anima che ha delle conoscenze molto elementari e quindi sarà un uomo modesto dal punto di vista della conoscenza e anche di quello che farà. Ma c'è l'uomo che invece ha accumulato tante altre conoscenze e quindi nella vita farà di più. Pertanto non tutti gli esseri umani sono uguali. È vero che gli stimoli ambientali, sociali e familiari sono importanti. È vero perché comunque l'essere umano è anche un essere biologico, è come un animale, anche se arricchito dell'intelligenza, si capisce. L'essere umano viene stimolato dall'ambiente in cui vive, però è anche vero che se la sua anima non ha delle conoscenze pregresse, non darà i frutti che darà neanche sul piano umano. Non tutti siete consapevoli di sapere o di conoscere, perché l'anima sfugge spesso da tutte le parti, ma non sfugge a colui che la cerca, proprio perché è già stabilito a monte chi la cercherà e chi non la cercherà. Per questo ti dico
Tutto ciò che è stato è frutto della concatenazione di eventi che erano stati prescelti, indipendentemente dall'ambiente o dalle connotazioni sociali in cui tu sei stato immerso dopo la tua nascita. Tutto questo è avvenuto perché già era stato preordinato dalla tua anima a monte, e l'anima, comunque sia, prevale sempre sul corpo, anche se non la sentite, anche se molti di voi non sanno cos'è, perché è una dimensione di difficile accesso. Soltanto pochi vi possano accedere. Colui però che ha deciso di fare questo tipo di ricerca sentirà sempre nella vita la sollecitazione a ricercare quella parte di sé che ancora è oscura, perché come anime e come spiriti sapete di essere eterni, anche se non avete tutta la conoscenza dentro.